La movida fuori controllo, la sosta selvaggia e tanto inquinamento acustico. Da anni questi problemi turbano il quieto vivere delle famiglie del condominio di Viale Fiume al Civico 103, nella zona mare di Pesaro. Una situazione insostenibile che ha costretto i condomini a passare le vie legali. Di questa vicenda, infatti, se ne sta occupando l'avvocato Pia Perricci. Fra moto parcheggiata in maniera selvaggia, nonostante ci sia una zona pedonale, creata ad hoc peraltro, perché la zona pedonale inizia proprio dove c'è la farmacia comunale. Le moto parcheggiano tutte regolarmente in piena notte, la stragrande maggioranza delle moto sono smarmitate. Addirittura questa notte un mio assistito stava facendo una ripresa ed è stato anche minacciato dai proprietari della moto. In più ci sono i mezzi di marche multiservizi che rigorosamente alle 5:30 vengono a scaricare i bidoni, creando, vedete, la zona pedonale. Adesso è passata una macchina oltrepassando il divieto. E quindi fra rumori di musica, rumori di marmitte smarmittate, rumori di marche multiservizi, non si riesce a dormire. Di notte cosa accade in questa via? In questa via di notte accadono delle cose turche. Perché ci sono, vedete, tutta questa via qui è tutta piena di motorini parcheggiati che sono per l'80-90% smarmittati. Parcheggiano qui non avendo diritto alcuno di parcheggiare, perché qui c'è l'isola pedonale, come quelli che sono qui adesso, che non dovrebbero essere parcheggiati. Poi quando alle 2 di notte ripartono fanno un gran rumore e quindi naturalmente ci svegliano, perché io ho le camere qui e quindi veniamo svegliati continuamente da questi motorini smarmitati. Non riesco a capire perché l'amministrazione comunale non faccia niente per cercare di eliminare questo disturbo, questo fastidio. A più riprese, chiarisce l'avvocato Perricci, i condomini hanno chiesto l'intervento della polizia locale. Un'azione che però non ha prodotto esiti sperati. Da qui, per questa situazione, è partita una diffida presentata dallo studio legale dell'avvocato Pia Perricci. Quando vengono contattate le forze di polizia, nessuno, chiamato il morto, nessuno risponde. Quindi la situazione è questa. Adesso noi abbiamo inviato una diffida, abbiamo chiesto al prefetto, al questore, al comandante dei carabinieri del comando provinciale di attivarsi per fare i relativi controlli. Alcuni miei clienti purtroppo stanno facendo ricorso alle cure mediche, perché uno di questi è anche cardiopatico. Allo scadere dei 7 giorni depositeremo una denuncia nei confronti di Marche Multiservizi e probabilmente anche nei confronti del comune di Pesaro per inadempienza.